Salve a tutti. Allora, dopo avervi spiegato come smontare e rimontare i vari pezzi del PC desktop, siamo arrivati al pezzo forse più grosso che c'è all'interno di un computer, ossia la scheda madre. La scheda madre è tutta questa parte che vedete qui dietro, quindi è la scheda più grande che c'è in un personal computer. Cioè, su questa scheda, ragazzi, è attaccato tutto l'hardware del computer. Ora andremo a vedere come tirarla fuori dal case. Perfetto. Allora, innanzitutto bisogna girare per questione di comodità la piattaforma in versione orizzontale, così da poter lavorare meglio e da poter visualizzare meglio tutta la parte che ci intralcia sul disassemblaggio di questa scheda qui. Quindi, come potete vedere, tutto è collegato su di essa. La scheda video, l'alimentatore, i vari lettori, l'hard disk, i cavetti del pulsante start, reset, led, insomma un po' di tutto, cioè tutto quello che è collegato sul computer in realtà è collegato principalmente su di essa, sulla scheda madre. Allora procediamo col suo disassemblaggio. Innanzitutto dobbiamo staccare tutti i connettori che sono attaccati su di essa, perché ogni connettore ovviamente ci intralcia il lavoro, quindi cominciamo da questi, che sono questo è l'alimentatore, questo è un altro cavo dell'alimentatore, ok, poi c'è i cavi dati del lettore DVD, del lettore floppy e dell'hard disk, che sono uno, 2. Nei video precedenti vi ho fatto vedere come fare a smontare ogni singolo pezzo di questi, quindi non mi soffermo ora a rispiegarvi tutto. Questo è quello del lettore floppy. Li mettiamo da parte in modo che la visuale della scheda è molto più nitida. Ok, ora andiamo a tirare fuori la scheda video, che come vi ho spiegato nel video precedente, sapete già, se avete visto il video sapete già come fare per estrarla, quindi non sto qui a fermarmi sulla spiegazione della scheda video. Ok, l'abbiamo estratta. Ok, quindi rimangono i cavi dell'audio anteriore, li mettiamo sempre da parte, il cavo dell'USB anteriore lo mettiamo da parte, fare in modo che non ci intralci nel lavoro, e rimangono la pulsantiera, quindi lo speaker, i LED, il tasto di accensione e il tasto di reset. Questi qua, ragazzi, io non li ho fasciati perché li ricordo, oppure se voi riuscite a leggere sotto al connettore in questo punto qui, vi dice esattamente dove vanno inseriti perché sono segnati. Ve l'ho già spiegato nell'altro video, ve lo rispiego. Come potete vedere, ogni connettore ha il suo nome, quindi basta semplicemente e leggere il nome e metterlo in corrispondenza della propria sede. Ok, arrivato a questo punto, direi che non ci sono più intralci riguardo la scheda madre. Allora, cominciamo a individuare i punti di fissaggio. I punti di fissaggio sono le viti che fanno tenere la scheda madre saldata al case e sono 1, controllate bene dove sono perché variano da PC a PC, quindi una volta fatto tutto il lavoro del disassemblaggio dovete sempre controllare che queste viti non vi impediscono di estrarre la scheda madre. Se la scheda madre, quando avete svitato tutte le viti, non viene fuori, semplicemente perché c'è qualche vite che la tiene saldata ancora al case, dovete individuarla e svitarla perché altrimenti rischiate di rompere la scheda se forzate sulla sua estrazione. Questo è un altro. Questo è un altro.
questo è un altro, vedete? Controllate sempre che non ci siano altre viti in giro per la scheda, mentre magari svitate quelle che già avete visto ad occhio. Un'altra la vedo qui. Ok, controlliamo per sicurezza che non ci siano altre viti di fissaggio. Mi pare di no. Ok, possiamo procedere all'estrazione della scheda stessa. Quindi la prendiamo anche dal dissipatore, tanto abbiamo saldato con le tenute sulla scheda madre, quindi non abbiamo il rischio di rompere nulla. La tiriamo e come potete vedere la scheda madre ce l'abbiamo in mano. Ora la poggiamo con delicatezza sul banco di lavoro. Ci andremo a fare un po' di spazio mettendo il case in una parte dove non c'è il tralcia. E qui, come potete vedere, abbiamo la scheda madre sul banco. Allora, rimangono da togliere ancora la batteria tampone, che nel video precedente vi ho già illustrato e fatto vedere come fare. La RAM, che nel video precedente vi ho fatto già vedere come fare a estrarla e anche a rimontarla. È tutta la parte del processore, del cervello del computer, che nei video precedenti vi ho già fatto vedere tutto il tutorial su come smontare e rimontare il processore, il dissipatore e la ventola. Quindi non mi soffermerò su questo punto, perché se andate a vedere i video precedenti avete tutto il tutorial a portata di mano. Comunque questa è la scheda madre. Come potete vedere, qui dietro abbiamo tutti i contatti. E dimenticavo di farvi vedere una cosa: ogni scheda madre, se comprata nuova, ha la sua piastra, che sarebbe questa piastra qui dietro al computer. Questa qui si toglie in modo facilissimo, cioè basta semplicemente spingerla da dietro e ce l'abbiamo in mano. Questo perché ve lo dico? Perché ogni scheda madre nuova che si rispetti deve avere la piastra dei contatti, perché ogni scheda madre cambia. Quindi ovviamente questa piastra non può andare bene su tutte le schede madre, ma ogni scheda madre ha la sua. Quindi quando comprate la scheda madre nuova, accertatevi sempre che questa piastra, insomma, sia in dotazione con la scheda. Nel prossimo video vedremo come rimontarla.